Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Allora, chiudiamo per questo weekend di motori commentando l'ultima gara del campionato IndyCar. Allora, vince il campionato meritatamente, devo dire, perché è stato più continuo, Jeff Newgarden. Ha sbagliato poco, è il pilota che ha sbagliato di meno in assoluto, forse non è il più forte, però diciamo che, come giustamente diceva il telecronista di DAZN, è alla seconda affermazione, non può essere gioco forza, una cosa estemporanea. Significa che il ragazzo ha qualità. Oddio, io secondo me non è più forte, ci sono piloti che si fanno preferire, ma lui ha saputo dare continuità, anche esperienza, diciamo, rispetto ad altri giovani forti, più giovani di lui ma più veloci, ma lui ha vinto di esperienza, cioè è un pilota completo, molto forte sugli ovali, molto forte nei cittadini, meno forte sugli stradali, ma bisogna tuttavia dire che anche dove è meno forte il suo lo fa sempre, e secondo me è proprio su un circuito stradale che ha colto il risultato a inizio campionato a Austin, che secondo me ha deciso il campionato. Vince meritatamente, secondo in classifica Pagenaud, che giunge quarto, letteralmente impazzendo dietro il campione uscente Scott Dixon, in una pista, quella di Laguna Seca, dove è molto difficile ma non impossibile superare. Diciamo che la differenza, pur essendo più veloce di Dixon, non riusciva a superarlo, in quanto Dixon è motorizzato Honda, Pagenaud mi sa che è Honda, Dixon, Pagenaud è motorizzato Chevrolet. Evidentemente si vedeva netto che in accelerazione perdeva tutto il suo vantaggio, perché è stata una quindicina di giri a meno di mezzo secondo da Dixon. Pagenaud giunge secondo in campionato, delude Rossi nel finale, e la gara l'ha vinta Colton Herta, figlio di Brian Herta, al secondo successo dopo quello di Austin, un successo strameritato, ha fatto la pole, e praticamente pit stop a parte non si è mai staccato dal primo posto, pur avendo dietro dei mastini, perché prima ha avuto dietro Dixon, poi nel finale Will Power, ma non sono mai riuscito a spuntarla con questo ragazzo che, secondo me, volendo fare un paragone con la Formula 1, mi dà è come se fossi il Leclerc dell'IndyCar, questo Colton Herta, pur essendo figlio d'arte, diciamo. Dicevamo di Rossi ha deluso, ha fatto un finale di campionato molto opaco, era lì, a un certo punto è sembrato lì per riaprire il discorso del campionato, ma ecco, rifacendo un paragone con la Formula 1, è sembrato di assistere alla parabola di Vettel dell'anno scorso, fatto un finale di stagione da dimenticare, al contrario di marpioni come Dixon e Power, che se si fossero magari ripresi un po' prima, forse la lotta per il titolo sarebbe stata un po' più interessante, detto di Pagenaud e Rossi, che velocissimi, sì, ma molto discontinui l'uno e l'altro. E questo è cosa si può dire di
del campionato IndyCar di quest'anno, un campionato che sinceramente mi dispiace sia finito. Mi sono molto divertito, è stata la prima volta che seguivo, che ho seguito per intero la stagione di IndyCar. 7 vincitori diversi, se non sbaglio, e questo la dice lunga sul tasso di spettacolarità, sul tasso di incertezza di questa serie. E 7 vincitori, e vince meritatamente chi ha vinto anche più gare, perché New Garden ha vinto 4 gare, anche se nell'ultima parte di stagione abbiamo visto un ottimo Dixon e un velocissimo Will Power. Un velocissimo Will Power che nell'ultime, tra agosto e settembre, ha fatto veramente sfracelli. È stato quello che ha fatto più punti. Ha vinto 2 o 3 gare, se non sbaglio. Poi ieri è arrivato secondo. Ma nello sport, e in quello motoristico in particolar modo, ha ragione chi vince. Non è il mio pilota preferito, non faccio fatica ad ammetterlo, ma tanto di cappello a Jeff Newgarden. Spero che arrivi presto marzo, perché veramente mi sono divertito nel guardare questa categoria. Ora, fino all'1 dicembre ci godiamo la Formula 1 e dopo solo calcio, football e basta, fino a marzo. Spero vi sia piaciuto, spero vi siano piaciuti, appassionati di motori, i video sull'IndyCar. Continuerò con la Formula 1, continuerò con il motomondiale, anche se me ne vado un po' al sonno, e proverò ad insistere sull'NFL, ve la devo inculcare l'NFL, seguitela che è bellissima. Pollice in su, iscrivetevi al canale.